Buongiorno a tutti dal lago di Bracciano, per la 36esima edizione del Pirin Pescatore, che è una gara che storicamente qui a Bracciano appartiene proprio come cultura, per una promozione proprio della pesca sportiva, comunque la pesca ricreativa per i bambini dai 5-13 anni. Consideriamo che questa è l'Associazione Pescatori Sportivi Lago di Bracciano per l'appunto. Io mi chiamo Alberto Vitangeli, sono il presidente e prendiamo in poche parole l'eredità da una vecchia associazione che è nata nel 1974 addirittura qui a Bracciano, dove effettivamente chiaramente la pesca era di una cultura completamente diversa. Però già come oggi potete tra l'altro vedere la partecipazione credo che sia abbastanza importante se non altro per bambini che giustamente si avvicinano in qualche caso alla pesca per la prima volta e in altri casi magari qualcuno che è leggermente più navigato, ma chiaramente stiamo parlando di bambini che al massimo hanno 13 anni, pertanto dobbiamo considerare anche quelle che possono essere le piccole lacune che in realtà noi cerchiamo con i nostri giudici di settore, quindi tra di noi, di insegnare qualche piccolo trucco, qualche situazione che magari può essere anche un pochino più divertente magari per i ragazzi stessi. La cosa particolare è che giustamente in questa manifestazione poi cerchiamo di creare davvero un forte momento di aggregazione, se non altro che in questo caso nonni, zii, nipoti, insieme, tutti quanti, che in questo frangente, in questa giornata, in queste due ore, non facciamo di più chiaramente per esigenze anche proprio di salute perché fa molto caldo, e quindi in questo caso stiamo cercando di dare almeno un paio d'ore di serenità, di gioia tutti insieme e creare anche una situazione del mondo della pesca che sia l'insegnamento al divertimento, non tanto l'agonismo, anche perché in questo caso giustamente non è ancora il momento per loro. Sofì, dovresti andare all'altezza di Alessandro, sì, e poi buttarla così. Gianluca, attenzione! No, vai un attimo là, Sofì, all'altezza di Alessandro e poi la butta all'altezza di Alessandro. Sofì, un pochino più alta, tesoro mio. Buongiorno Greta, allora grande cattura ho visto, ti stai divertendo? Benissimo, è la prima volta che tu vieni? Eh sì. Benissimo, fai vedere il pesciolino? Mamma mia che bello, ne hai presi già 23? Eh sì. Bravissima, ok, buon divertimento. Grazie. Lo sai che dopo tanto li rilasciamo tutti, sì? Brava, ci vediamo dopo eh? D'accordo. Ma perché il pesce fa così? Perché il pesce va, vuole liberarsi, ma le sta dentro la rete, vedi? No, pescatrice, vero? Vero, com'è il tuo nome? Benedetta. Porca miseria, è la prima volta che peschi? Ti stai divertendo? Fa caldo?
però vabbè, dai, tra un pochino abbiamo fatto. Ma hai preso qualche pesciolino? 5 pesciolini, bravissima. Quanti ne hai presi? Un libro. Porca miseria, allora abbiamo portato fortuna. Su, via, dai, che ce ne saranno tanti altri. Ancora la gara è lunga. Eccoci con un'altra. Ma non ce l'hai la natta te? Ah, è quella lì? Ah, perfetto. Ne hai presi altri? Okay. Vabbè, quindi un pochettino ti sta divertendo, sì. Meno male, non ci sono contento. Qua, vieni qua. Vieni qua da me. Ci penso io, Massimo. Perché se l'ha ingoiato bene, se l'ha ingoiato. Ah. Ecco qua, pronti. Anche il bigattino è salvato. Ah, l'hai tirato? No, è venuto via con un attimo. Guarda, perché ci è mancato pochissimo che lo perdevi, Sì, quindi prendi quando, anziché spostare la canna mentre col pesce attaccato, prendi il pesce su una mano e poi mentre lo porti, sì. Sei stancato? Sì. Va bene, però ma un pescettino l'hai preso, un pesciolino qualcosa? L'abbiamo preso ma ci è sfuggito, perché ha deciso di andare di nuovo in acqua perché voleva stare bello comodo, libero. Sì, giustamente, mentre stretto, è ritornato a casa sua. In anticipo. Ma tu ci rivieni mentre però a pescare con noi? Sì, sì, abbiamo la canna da pesca. Guarda, mentre tra un pochino facciamo anche una piccola scuola di pesca. Bello! E quindi mentre vieni, tanto lo facciamo sempre qui al lago, e quindi in questo caso mentre non lo scoraggiamo. Tutto mentre lui. È tutto vero? Sano. Ci vieni? Sì. Ok. Cosa le sembra poi? Se io che ha preso un pesce? Eh sì. Davvero? Sì, ecco, invece al genitore invece che cosa sembra sta cosa? Molto bella, una bellissima iniziativa. E aveva preso un pesce che poi l'è scappato. Davvero è scappato, mannaggia la miseria. E lo so, qualche volta vince anche lui. Perché noi fino adesso abbiamo sempre visto la pesca con masce e orso, invece è una esatto. Cosa vera, esatto. Bella, naturale, esatto. Con rispetto. Anche perché poi dopo, alla fine, mentre il pesciolino, ecco, come è successo a te, mentre qualche volta si prende, qualche volta mentre non si prende, però tanto noi lo rimandiamo via comunque dopo. Lui ha anticipato e se n'è andato via prima, ha deciso di andare fare. Per prima, aveva da fare. Aveva degli impegni. Era una giornata mentre che non voleva venire con te. Ok? La prossima volta andrà meglio. Buona giornata. Altrettanto. Grazie. Qua. Allora togliamo prima quello vecchio, ok? Così puliamo l'amo. Dopodiché lo mettiamo direttamente così, vedi? Perché vedi come si muove? Questo è quello che attira il pesce vino. Speriamo, hai preso? Uno. Ne avevo presi tre, però uno mi stava arrivando una cosa in testa, quindi mi sono abbassata e le scelte. Vai, ecco qua, tutto tuo. Lascio, Pronti? Quello è quello che bisogna imparare, Gianluca. Queste iniziative servono apposta, capito? Come ti chiami? Alessio. Quanti pesci hai preso? 4. Ti diverti? È la prima volta che peschi? No. No? No. Con chi ci vai a pesca? Con papà. Un pochino di più.
poco di più alto il galleggiante. Sì che è vivo. È un po' più piccolo, sì. Almeno più. Il mio è più grande. Quindi Sofia 2 ne ha preso. Io 2. Riccardo. Ma io con il pesce siamo diventati amici. Tu e il pesce siete certo diventati molto amici. Capirai. Quando vede il pescatore il pesce... Ma vediamo, comincia a far salti di gioia. E poi... Che due grandi. Yeah. Che fulmini questi, eh? Okay. Tutti vivi, via! Crescete e moltiplicatevi. Via! Oddio! Un applauso per Marco Ferrari, Armando Barella, Massimo Riccini, Alessandro Preggi, Matteo Bolognesi, Marco Teodori, Gianni Faraoni, Marco Passerelli, Sante Ferrazzoli, Stefano Tassi, Boffo Renato e Alberto Cardei. Grazie a tutti quanti e noi speriamo che questa giornata sia stata di vostro gradimento e vi siate divertiti, soprattutto perché questo era il solo nostro unico scopo. Ed ecco il Pierin Pescatore 2017. Memoria al Torino Costantini. E non è mica finita qua, cosa si può però? Cosa le posso? Dai, via. Perché dai, un pochettino pescherai meglio. Perché la Tubertini SRL ti ha fatto un regalo, anzi due te ne ha fatti di regalo. Canna e mulinello offerti dalla Tubertini SRL al Pierin Pescatore 2017 a Consoli Daniele, un applauso.